serata di Drangana al Boigordo, nota ciurascheria del Pordenonese. L'occasione è ghiotta, ci sono in ballo le premiazioni 2012 di quelli del calcetto che giocano a Taiedo, in aggiunta anche i titoli d'inverno per la stagione 2012-2013. Proventi polemiche hanno preceduto l'evento, per tale motivo è prevista in tempi brevi un'assemblea tra tutti gli azionisti di maggioranza, compresa la corrente più potente in questo momento, ovvero la mafia del civile. Occorre definire le nuove regole del gioco, sia per quello che riguarda la disputa degli incontri, sia la nuova legge elettorale. Si parla di un doppio turno alla francese, ma c'è chi vorrebbe un turno unico con premio di maggioranza, ma non è escluso che si vada a finire tarallucci e vino, o meglio, pizza e birra, ad un nuovo vecchio sano porcello. Si conclude quindi una splendida stagione, in cui si è visto di tutto. Le emozioni si sono sprecate e sicuramente non poteva finire diversamente che con una serata mitica che rimarrà negli annali di quelli del calcetto. 16 presenti alla cena, compresa la valletta che ha coadiuvato l'ottimo speaker il dottor Andrea Gelli, mentre in 3 Sandro, Paolo e Fabio fanno piazza pulita di quasi tutti i premi. Ma vediamoli per ordine, partendo dalla stagione 2012 appena conclusa. Vengono premiati i migliori di ogni categoria che abbiano disputato almeno la metà delle partite e clausola mafiosa se presenti alla cena di premiazione. Si parte con il premio fedeltà per il giocatore che ha disputato nell'anno solare il maggior numero di gare. Al terzo posto si classificano a pari merito Christian Gerunda e Sandro Palma con 35 partite disputate su 40. Al secondo posto si classifica Super Stantuffo Max con 36 partite disputate. Si aggiudica il premio fedeltà primo classificato con 40 partite su 40, ovvero 100% di presenze, record difficilmente eguagliabile, Paolo Del Bianco. Per lui premio speciale, il più costoso di tutta la serata, una prescrizione personalizzata delle stupefacenti gocciole tranquillizzanti da parte di un luminare della neurologia, più boccettina miracolosa delle suddette gocciole. Si passa alla premiazione del più vincente, ovvero il giocatore con la più alta percentuale di vittorie. Si aggiudica la maglia nera, o meglio la palla nera, il giocatore più sconfitto dell'anno, Paolo Del Bianco, con il 60% di sconfitte. Ed ora i più vincenti. Al terzo posto si classifica Massimo Mato, con una percentuale di vittorie del 60%. Al secondo posto Fabio Bettini con 61,8% di vittorie, mentre l'uomo più vincente del 2012 è Sandro Palma con il 62,9% di vittorie, ovvero 22 vittorie su 35 partite disputate. E finalmente si passa alla consegna del pallone d'oro 2012 di quelli del calcetto. Maglia nera del peggior calciatore 2012, sempre di quelli che hanno disputato almeno metà delle partite, va a Paolo Del Bianco, che nella media voto delle pagelle post partita pizza e birra totalizza un punteggio di 5,92. Al terzo posto abbiamo Andrea Celia con una media voto di 6,55. Al secondo posto, beffato al photo finish nelle ultime due partite, si classifica nonno Antonio Di Cursi con una media voto di 6,59, condizionato purtroppo dai numerosi infortuni avuti durante la stagione. Vince il pallone d'oro 2012 di miglior calciatore di quelli del calcetto Sandro Palma, che soffia di soli 0,01 punti a nonno Antonio lo scettro di migliore, con la media voto di 6,60. Il portirone riesce a costruire il suo trionfo grazie alle sue ormai leggendarie maialate, e i più maliziosi affermano anche grazie all'appoggio delle numerose mafie a cui è affiliato. A questi premi poi bisogna aggiungere il premio simpatia, che una commissione apposita decide di assegnare all'unanimità a Claudio Momesso, distintosi nel corso dell'anno per la sua sportività e senso dell'ironia. Gli viene conferito ad honorem il premio Palle d'Oro, una conchiglia protettiva agli zebedei, visti numerosi infortuni occorsi durante l'anno alle parti basse.
Novità dell'ultima ora, e Natale volevamo sebbene abbiamo un budget esagerato, i titoli d'inverno della stagione 2012-2013, la valutazione su 15 partite. I premi sono, per il più vincente, Sandro Palma con 66,7 di vittorie, grazie anche alla clausola mafiosa che vede escluso Bigatti. Per il capocannoniere, Fabio Bettini con 31 gol, seguito da Andrea Celia 30 gol, Andrea Gelli 24 e Paolo Del Bianco con 22. Premio per il giocatore con la miglior media gol a partita. Primo Andrea Celia con una media di 3,3 gol a partita. Poi Fabio Bettini con una media di 2,4 gol a partita. Gelli con 2,0 e Paolo con 1,5 gol a partita. E per finire viene premiato il giocatore più volte nominato uomo partita Sky. Il vincitore di questa categoria è Fabio Bettini con 3 nomine. Seguono Antonio e Sandro con una nomina e un pari merito, tutti gli altri con uno. Il resto della serata è storia, e la sua memoria affidata a questi video che per pudore e buon gusto abbiamo deciso di non commentare. Você abusou.
un movimento sensual, sensual, un movimento muy sexy, sexy, un movimento muy sexy, sexy. Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. ¡Suavecito! El mundo una mano en la cabeza.